Sì, la partita è cominciata dopo una settimana per noi molto particolare, vista la sconfitta che avevamo subito con la Rossonese. La squadra ha sofferto tutta la settimana a livello mentale e venire a giocare qui contro una Lamezia che sapevamo che era una buona squadra, che è ben allenata, che gioca bene, e cominciare anche con un rigore dopo un minuto di gioco sarebbe stata una mazzata che avrebbe secondo me messa ancora di più in difficoltà una squadra che, ripeto, veniva da una settimana particolare. Invece credo che dopo il primo tempo la squadra ha reagito, il secondo tempo ho visto la squadra che voglio, abbiamo avuto la capacità di pareggiare, addirittura come diceva lei, abbiamo avuto anche l'occasione per vincere, però un risultato giusto, due buone squadre che lotteranno fino alla fine per i posti migliori in questa classifica. Il secondo abbiamo preso gol dopo 30 secondi su un rimpallo su una rete venuta proprio in maniera balorda. Resta il fatto che c'è il rammarico di aver pareggiato una partita dove non abbiamo subito piede in porta e dove comunque il portiere avversario è stato il migliore in campo. Milogo, su Bubba, ha avuto un colpo di reni bellissimo da vedere per quanto riguarda il Roggiano, un po' meno per noi. E poi un altro paio di parate nel primo tempo, comunque ripeto, quando il portiere avversario è il migliore in campo vuol dire che abbiamo avuto parecchie occasioni, abbiamo costruito, potevamo fare un pochettino meglio, però sinceramente se oggi c'era una squadra che doveva vincere, doveva era la Vigor Lamezia.